Andiamo alle pagine sportive, ma prima di esaminare nel dettaglio quali sono le novità, soprattutto in chiave mercato, leggeremo dalle singole squadre, facciamo un salto in Serie A. Sì, perché ieri è stato ospite a Gubbio del Fontanelle, direttamente dal Sassuolo, Magnanelli lo ha intervistato il nostro Giacomo Branco, ve lo facciamo sentire. Oltre 500 partite con la maglia del Sassuolo, di cui 200 in Serie A, dove ha militato ininterrottamente nelle ultime 8 stagioni. Parliamo di Francesco Magnanelli, metronomo di centrocampo, ma soprattutto capitano e autentica bandiera della società nero-verde, per una storia nata oltre 15 anni fa nel 2005, quando il Sassuolo militava nell'allora Serie C2 e che lo ha portato a compiere una scalata sensazionale fino alla massima serie, sempre da grande protagonista. Per Magnanelli però tutto è cominciato da Gubbio, dove è arrivato giovanissimo dalla sua città di Castello, quando non ancora maggiorenne esordì in prima squadra rivelandosi al calcio professionistico. Così il centrocampista classe 1984 è stato ospite della scuola calcio Fontanelle presso l'impianto sportivo Marco Minelli, mantenendo fede alla promessa fatta lo scorso 25 marzo, quando durante l'incontro online organizzato dalla società egubina, Magnanelli aveva promesso la presenza alla prima occasione proprio per incontrare i tanti piccoli calciatori in erba che vedono nel capitano del Sassuolo un esempio da seguire. Ma io qua c'ero stato a giocare, dicevo prima, vostro responsabile tantissimi anni fa e lo ritrovo più o meno simile, con l'entusiasmo dei bambini che è immutato ed è una cosa bellissima. Credo che il calcio vero sia questo qua, perché è da qui che si comincia, da qui che ci si diverte, da qui che si apprezzano veramente i valori. Ovviamente anche noi abbiamo, come spesso si sente dire, delle responsabilità, ovviamente, ed è giusto che sia così, perché come da piccolo guardavo io i giocatori, quelli che giocavano in Serie A, e cercavo di apprendere il più possibile, ma soprattutto di osservare, no? E quindi loro fanno adesso con noi giocatori. Io sono arrivato a Gubbio a 14 anni, dopo aver fatto tutte le giovanili a Città di Castello, la mia città natale, nella Tiferno 90. E sì, ho fatto 2 anni di giovanili, dove ho avuto modo di conoscere degli ottimi allenatori e tuttora dei ragazzi che sento, quindi è rimasto un rapporto molto intenso. E ho avuto un'annata incredibile in prima squadra all'età di 16-17 anni e poi da lì ho avuto la fortuna di con qualche intoppo però di riuscire a ritagliarmi uno spazio importante in Serie A anche, quindi è stato sicuramente un bellissimo inizio dove, ripeto, mi hanno accolto in modo incredibile e, come spesso dico quando parlo di Gubbio, non so, però c'è un legame forte e ogni volta che torno qui, ogni volta che parlo di Gubbio, ogni volta che le persone di Gubbio mi incontrano e anche fuori dalla città, non lo so, pur avendo fatto così poco, però c'è un ricordo e un legame veramente forte, quindi questo è una cosa molto molto bella. Dopo un'annata condizionata da infortuni in cui ha collezionato solo 10 gettoni, a 37 anni da compiere il prossimo novembre, Magnanelli non ha minimamente intenzione di scendere di categoria o appendere le scarpette al chiodo e sta discutendo proprio in questi giorni con la società emiliana il contratto in scadenza a fine mese per occupare ancora un ruolo di primo piano fuori ma soprattutto dentro il rettangolo di gioco. In questi giorni stiamo cercando di rapportarci, di discutere con la società, ma ormai il discutere con la società dopo 15 anni diventa quasi banale, ecco, nel senso che ormai c'è un rapporto talmente di stima con la proprietà, con i dirigenti, che sono veramente diventati più, va al di là del semplice rapporto lavorativo, e quindi ne stiamo parlando adesso. Io ho una gran voglia di continuare almeno un altro anno, perché mi sento bene, perché questo è stato un anno importante per la squadra, è stato un anno un po' così così per me, perché ho avuto qualche infortunio di troppo, quelli che non ho avuto in passato li ho avuti tutti in un anno, però mi sono ripreso bene, ho finito bene, mi sento ancora competitivo, voglia di finire meglio di come ho finito quest'anno, e quindi spero di avere la possibilità. Poi in futuro vedremo, adesso mi sento ancora un giocatore a tutti gli effetti. Bene,
andiamo un po' più veloci, siamo un po' lunghi, ma insomma ci sembrava giusto farvi sentire questa intervista. Il Corriere, il Grifo Pesca in Lega Pro, contatti per avere due giovani dal Sassuolo, Ghion e Colai. Intanto Gubbio e il rinnovo di Ferrini, il procuratore, siamo solo ai dettagli. Playoff di Serie C, oggi le semifinali di ritorno, Alessandria favorita, che battaglia al Partenio tra Avellino e Padova. Andiamo a Terni, casting in attacco, la Ternana riparte da vantaggiato, il Brindisino verso la riconferma per la Serie B. Tutte da valutare le posizioni di Rajcevic e Ferrante. E poi in alto, Under 17, solo 0-0 con la Fermana, ma le ferette di Pagliarini restano al comando della classifica. Equitazione, salta d'ostacoli, Mencuccetti vince il titolo umbro. In Serie D, Foligno, altro match point, a Bevagna porte chiuse contro il Siena, servono i punti per la festa salvezza. Fuori Aldovrandi, tocca Nuti, Rossi e Padovani, Piermarini in rappresentativa Under 16. In alto il mercato dei dilettanti, la MC ha scelto il nuovo allenatore, è Enrico Frosoni. E per la vela, da Castiglion del Lago, Carloia, Coppetti e Garzi dominano il campionato italiano micro class. Ancora in Serie D è il giorno del super derby al Casini, di fronte a 150 spettatori c'è Trestina Tiferno, Bambini, la rivincita. I bianconeri puntano a blindare il terzo posto, gli ospiti a entrare nei playoff, ora a più 3. E in Serie D Bazoffia vuole la ciliegina sulla torta, spareggi, pensiamo prima al Badesse. Ancora dal mondo del volley, Giannelli al Quasar Village, sabato la presentazione ufficiale del nuovo palleggiatore della Sir Safet Icona, dalle 17 a Corciano ci saranno anche i tifosi pronti a tornare vicino alla squadra. Per la moto, Deruta nel weekend, la derutese Castelleone cronoscalata del campionato italiano. E poi scherma, Foconi e Stantarelli, ci sono due umbri alle Olimpiadi. Questo era il Corriere, andiamo alla Nazione, il Grifo in attesa di Caserta lavora sul futuro e poi si festeggia sotto la gradinata, attesa per la coreografia, sarà oggi diffuso il video preparato dalla Nord, stasera per i 116 anni di storia, porchetta per tutti i tifosi. E poi ancora dalla Nazione, il D-Day di Trestina Tiferno, derby che vale i playoff, oggi al Casini le due formazioni alto tiberine si affrontano davanti al pubblico nuovamente ammesso sugli spalti, oltre 100 gli spettatori. Il Cannara e la rincorsa ai playoff, il tecnico dice serve una grande prova, il Foligno ospita il Siena, obiettivo centrare la salvezza. Chiudiamo con il Messaggero, Foconi e Santarelli, parliamo di scherma, oro nel mirino, il Ternano è il numero uno mondiale del fioretto, il Folignate argento a Rio, lo è nella spada, rotta verso Tokyo. Serie D, Foligno, c'è il Siena per lo scatto verso la salvezza e poi Grifo, asse col Sassuolo e festa per i 116 anni. Ternana, libro per celebrare la Serie B. Liberati a prova del VAR, la Ternana torna in Serie B nell'anno in cui verranno introdotte le nuove tecnologie, ci sarà anche il goal line. La società rossoverde è pronta a mettere subito in atto una serie di interventi per gli adeguamenti richiesti. Per il podismo, sempre da Terni, Maratona delle Acque al via in 500 e poi per il rugby, sempre da Terni, Reatirus, dopo l'Alto Lazio parte l'assalto al Lavunio, esordio vincente a Terni, il secondo match del torneo. Era l'ultima notizia di sport, uno sguardo davvero rapidissimo al meteo, lo vediamo in questa schermata. Allora, insomma, sarà una giornata dove potrebbero non mancare alcune piogge da annuvolamenti, soprattutto nella parte bassa dell'Umbria. Per il resto la zona, diciamo, dell'Alta Umbria resta più immune da questo. Allora, è davvero tutto per questo appuntamento con la rassegna stampa, vi diamo invece l'appuntamento alle 19.30 con la striscia serale dei nostri TG, ricordandovi di seguirci sul nostro sito www.trgmedia.it. A voi una buona giornata.